tutte le banche principali francesi e tedesche sono già. Salve a tutti, siamo qui a Rimini, allo Stadium 105, durante il summit sulla Modern Money Theory, che è una teoria economica che nasce nel Novecento in America da grandi menti come quella di John Maynard Keynes, Mischke e Knapp, e si sviluppa fino ai giorni nostri. Alle mie spalle ci sono quattro economisti americani, Stephanie Kelton, Michael Hudson, William Black e Marshall Auerbach, e un economista francese, Alain Pargues, invitati dal giornalista Paolo Rossi Barnard per spiegare i meccanismi interni alla teoria, i vantaggi che ne potremmo ricavare, il mercato finanziario e l'economia reale e come e perché i paesi mediterranei dell'Eurozona stanno oggi soffrendo un impoverimento sempre più accentuato. Vere e proprie lezioni davanti a più di 1000 persone da parte di economisti di fama mondiale. Una cosa, vi faccio una proposta per stasera. Guardate, no, veramente, questi qua li dobbiamo spremere come dei limoni. No, non sto scherzando, no, sono loro a vostra disposizione, non il contrario, l'abbiamo detto 3 volte oggi. Qualche mese fa Angela Merkel ha detto: se il sistema euro svanisce, non potremo più garantire che ci sia pace in Europa. Lei cosa pensa di questa dichiarazione? Penso che sia molto più probabile che, se si continuerà con questa politica di supportare l'euro, ci sarà un rischio maggiore per la pace. Ci sono diverse divergenze che stanno crescendo nei confronti di paesi come la Grecia, l'Italia, la Francia e il Portogallo. Non c'era una situazione del genere anche per la Germania solo 10 anni fa, ma penso che se la vostra politica di austerità rimarrà la stessa, la situazione peggiorerà rispetto a scegliere altre alternative. Ci dovete fare conoscere quali sono i punti di rottura di questo sistema, perché questo sistema ha dei punti di rottura. Perché regolare il mercato non è un'operazione così semplice da compiere qui? Non solo qui. Il mercato lavora in maniera perversa ovunque, perché la frode è il suo mezzo. Una deregolamentazione senza supervisione e anche la quasi assenza legislativa per arginare questo atteggiamento portano a profitti altissimi. C'è stata una estrema chiarezza, personalmente io ho ascoltato proprio quello che volevo sentire, quello che mi sarei aspettato di voler sentire, e infatti è stato così, e quindi mi sento anche più sollevato, nel senso, anche se la nostra situazione, diciamo, italiana è un po' o potrebbe diventare ancora un po' più critica rispetto a quella che è oggi. Miss Kelton, thank you to be here with us. Lei ha scritto in uno dei suoi articoli che c'è il bisogno, ora come ora, di trovare 600 milioni di nuovi posti di lavoro. È possibile, secondo lei, ed è possibile anche arrivare a questo traguardo grazie alla Modern Money Theory? Sì, ha ragione. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha pubblicato uno studio dove c'è scritto che nei prossimi 10 anni, in seguito alla crescita della popolazione su scala mondiale e per recuperare i posti di lavoro persi nell'ultima crisi globale, occorrerà creare 600 milioni di posti di lavoro, un numero altissimo. Possiamo farlo? Io spero di sì. Ma non tutti gli stati sono nella posizione di adottare politiche economiche a riguardo. Dobbiamo lavorare tutti velocemente, ma non molte nazioni possono farlo, perché non hanno una moneta sovrana che permetta loro di spendere, di comprare e quindi di creare lavoro.